Buongiorno, mi dispiace particolarmente che il mio intervento non sia preceduto da quello di Ivan Cicconi, non solo perché adesso tocca a me rompere il ghiaccio, che è sempre con le relazioni ufficiali, a parte appunto i saluti e l'introduzione, ma anche perché in qualche modo il mio intervento era pensato come complementare rispetto a quello di Ivan. Entrambi trattavamo il tema appunto di questa relazione di simbiosi quasi che esiste tra la grande opera e il rischio corruzione, lui sotto un profilo più tecnico, competenze disciplinari sono distinte, Ivan è un ingegnere sostanzialmente che si è prestato allo studio e all'analisi appunto delle patologie del sistema degli appalti, e io con un profilo, insegno appunto come già stato detto scienza politica, più legato agli aspetti, come dire, di analisi delle dinamiche e dei meccanismi che nel nostro paese hanno permesso la costruzione di una rete di corruzione sistemica, che è poi quella di cui parlerò oggi. Sostanzialmente parlerò di due cose, andando completamente a braccio, quindi mi scuso fin d'ora se il mio intervento sarà un po' disorganico, ma ho volutamente lasciato che in qualche modo, come dire, ci fossero spazi anche per, come dire, seguire un po' il filo di un ragionamento che spero sia sviluppato insieme. C'è poi una parte per il dibattito in cui mi auguro sia possibile anche riprendere alcuni temi. Allora, di due argomenti vorrei parlare sostanzialmente stamani. Il primo è quello, una piccola, minima analisi di che cosa il fenomeno della corruzione è diventato oggi nel nostro paese e del perché le fattispecie giuridiche, io non sono un giurista appunto, sono un politologo per usare la terminologia in uso, le fattispecie giuridiche sono sempre più incapaci di catturare e di cogliere la realtà della corruzione nel nostro paese, che semplicemente in molti casi drammaticamente rende i magistrati che tentano di perseguirla impotenti. Le armi della repressione penale sono sempre più spesso spuntate di fronte alle caratteristiche che i fenomeni corruttivi hanno assunto nel nostro paese. Questo è il primo argomento che vorrei brevemente sviluppare, per poi focalizzarmi su quello che era invece l'oggetto centrale. Come nella natura stessa con cui chiamiamole grandi opere, per semplificare, sono pensate, progettate, costruite e attuate nel nostro paese, c'è una intrinseca natura criminogena che fa sì che grande opera e corruzione siano spesso drammaticamente dei sinonimi, cioè modi diversi di guardare alla stessa realtà, alla stessa evidenza. Primo tema, allora, che cos'è diventata la corruzione oggi in Italia? Si usa spesso questa formula, no? In Italia la corruzione ha assunto una natura sistemica. Cosa vuol dire natura sistemica? Beh, natura sistemica vuol dire semplicemente che la realtà della corruzione in qualche modo si fonda non più su, come si immagina il codice penale, su una serie di accordi di scambio che legano corrotti e corruttori, cioè il corrotto che dà, offre un atto d'ufficio, un atto contrario al dovere d'ufficio, e il corruttore che in cambio offre denaro e altre utilità. Questo è un po' come se l'immagina il codice penale. No, non è più così. O meglio, nelle sue forme più sofisticate, c'è anche quella, è rimasta anche quella, di tanto in tanto qualcuno viene imputato occasionalmente, poi naturalmente va in prescrizione, il procedimento raramente arriva a una conclusione, però c'è anche quella realtà, ma è rimasta marginale e non investe la dimensione che più ci interessa, quella ad esempio anche delle grandi opere. Nei contesti dove, come dire, entrano in gioco più risorse e i meccanismi hanno radici più profonde, che cosa accade? Accade una profonda trasformazione della natura dei rapporti fra i protagonisti di queste reti, chiamiamole, di corruzione. Le attività sono sostanzialmente regolate, cioè non ci si avventura in questo universo cercando dei punti di riferimento, perché i punti di riferimento ci sono e si conoscono e affondano nella storia della corruzione del nostro paese. Si sa dove si deve pagare, quanto si deve pagare, in che percentuale, quali sono gli interlocutori, quali sono le modalità di pagamento, che si badi bene, oggi sono molto più sofisticate di quelle emerse negli anni di Tangentopoli. Quando ancora si osservano, di tanto in tanto capita, questi brutali, volgari passaggi di mazzette, come dire, la scena fa quasi tenerezza, non si pagano più così le tangenti al giorno d'oggi. C'è stato un processo evolutivo che ha reso le tecniche di dissimulazione della natura illecita di questo tipo di accordi, voglio dire, più difficili da rilevare coi radar a disposizione della magistratura e delle forze inquirenti. In un'intercettazione le chiamano le tangenti, virgolettato, tangenti pulite e fatturate.
si mettono a bilancio oggi le tangenti, o comunque si trovano dei meccanismi che in qualche modo, attraverso proprio l'estensione dei protagonisti di queste reti di corruzione, permettono di allontanare il do ut des, il rapporto ti do questo favore, ti do questo appalto, ti do questa licenza, questa concessione, questo vantaggio in cambio di una contropartita diretta. Basta avere una rete sufficientemente ampia di soggetti che in qualche modo, con una armoniosa circolarità, alla fine compensano tutto questo dare ed avere. E le risorse che entrano in gioco non sono soltanto le, chiamiamole, decisioni, le scelte discrezionali. Le risorse che entrano in gioco sono di altra natura, spesso più impalpabile. A volte serve la protezione politica, occorre la protezione politica, quella che garantisce l'ascesa del dirigente, del funzionario, che a sua volta garantirà un accesso privilegiato a quel particolare faccendiere o quell'imprenditore, che farà affari col professionista che ha una precisa connotazione ingegnere, eccetera, una precisa connotazione di appartenenza non più partitica, diciamo, di affiliazione e di sudditanza nei confronti di un politico di riferimento. Quindi basta allargare sufficientemente la rete perché ognuno dei protagonisti poi alla fine abbia, come suol dirsi, il suo bel tornaconto. E in qualche modo il tipo di fenomenologia che si manifesta quando questa realtà occasionalmente emerge, penso ai più grandi scandali degli ultimi anni, che non a caso riguardano in un caso una grande, grandissima opera, il Mose, nell'altro caso l'Expo, una grande realizzazione, una grande opera in un certo senso, quindi un grande evento, una grande manifestazione internazionale. Ecco, in tutte queste vicende noi osserviamo, se le ricostruiamo, diciamo, con gli schemi di analisi, quali sono gli attori, quali sono le risorse, che spesso queste risorse appunto non sono più le volgari tangenti, ma diventano altri tipi di contropartite, più diluite nel tempo, più impalpabili. La protezione del funzionario, come dicevo prima, le informazioni che circolano e che vanno ai soggetti che in qualche modo devono essere i destinatari. Ora, è evidente che una realtà di questo tipo, che è una realtà, come dire, non anarchica, non c'è anomia nell'universo della corruzione, non c'è un arrembaggio di soggetti che cercano in qualche modo di entrare in questa rete di relazioni, è una realtà profondamente, e qui la sua natura sistemica, regolata. Ci sono delle regole precise che tutti i protagonisti conoscono e che naturalmente sono disposti, anzi ben lieti di rispettare. Su un versante come sull'altro, gli imprenditori non denunciano la corruzione perché spesso sono i maggiori beneficiari, quelli che riescono a entrare all'interno di queste reti. Poi ci sono quelli che ne restano al di fuori e spesso vanno a lavorare all'estero, o comunque occupano un ruolo, si ritagliano un ruolo assolutamente marginale. Sono i maggiori beneficiari, perché, e qui mi avvicino al secondo tema che volevo trattare, attraverso la corruzione si riescono a realizzare, è improprio definirli profitti, forse dal punto di vista anche, diciamo, analitico è più opportuno definire le rendite parassitarie che si possono ottenere attraverso le attività corruttive sono ingenti, inimmaginabili in un contesto di mercato aperto, di attività di mercato aperto, libero e concorrenziale. La Corte dei Conti ha stimato, ogni tanto sparano cifre, la corruzione costa 60 miliardi di euro l'anno, non abbiamo la più pallida idea di quanto costa la corruzione in Italia, non è quello il costo vero. Sappiamo che ogni anno in Italia vengono, lo Stato, le amministrazioni pubbliche bandiscono circa 240 miliardi di euro per acquistare beni, servizi, prestazioni, forniture, realizzare opere pubbliche. Ecco, la Corte dei Conti stima, e secondo me è una stima un po' ottimistica, che dove questo tipo di attività contrattuale ha come contropartita occulta quella del pagamento di tangenti, l'extra costo di quell'appalto, di quel contratto che grava sui contribuenti è il 40% in più rispetto all'appalto senza corruzione. È una stima un po' ottimistica perché in alcune vicende significative di corruzione che sono ormai agli atti, sono come dire archiviate, si è osservato che rispetto a elementi di comparazione elementare, quanto costa la stessa opera all'estero, diciamo in contesti presumibilmente dove la corruzione incide meno, la lievitazione di costo dell'opera pubblica in Italia non era del 40%, ma era nell'ordine del 100-150%. Gli stessi appalti di Mani Pulite nella prima fase immediatamente successiva all'avvio delle indagini sono crollati della metà, cioè la stessa opera pubblica costava la metà rispetto a quando ancora la corruzione era rampante e impunita. Poi incomincia Mani Pulite e allora miracolosamente gli appalti vanno assegnati a metà del prezzo precedente. Quindi calcolando pure una stima approssimativa del 40% di extra costo della corruzione,
complessivamente applicandola a questi 240 miliardi di euro l'anno, che ovviamente non saranno tutti banditi con tangente, con appalti con tangente. Però gli imprenditori ci raccontano, ce lo racconta in particolare un imprenditore coinvolto nella vicenda Expo, qui possiamo fare il virgolettato, tutti gli appalti al di sopra di un certo livello in Italia richiedono il pagamento di una mazzetta, di una tangente, tutti, senza eccezione alcuna. Quelli, diciamo, al di sotto di questa soglia, lui non specifica quale sia questa soglia, io sapevo che esistevano le soglie degli appalti che si facevano con le regole comunitarie e quelle sotto soglia, esiste questa soglia invisibile che evidentemente gli imprenditori conoscono, superata la quale si sa che si deve pagare. Il problema, prosegue questo imprenditore, è che mentre ai tempi di Mani Pulite io sapevo esattamente chi pagare e quanto pagare, perché anche questo imprenditore è uno di quei soggetti, come dire, che a volte ritornano, no? Nelle cronache di oggi ritornano gli stessi protagonisti, come dire, sono quelli che si orientano meglio in questo universo sotterraneo della corruzione. Ecco, mentre ai tempi di Mani Pulite io sapevo esattamente chi e quanto dovevo pagare, oggi ho qualche difficoltà in più ad orientarmi. E allora per questo che cosa faccio? Mi rivolgo ai professionisti, ai, in Italia li chiamiamo faccendieri, che in qualche modo poi provvedono a, come dire, a individuare gli interlocutori, i referenti ultimi in questa, diciamo, trasmissione di risorse tangenti in questo caso. Questa è la realtà della corruzione, quindi sistematica, cioè come dire, necessaria, non neanche discussa, non neanche ci si pone il problema se si debba pagare o meno di sopra una certa soglia, per un ammontare di risorse che quindi solo nel settore degli appalti è di diverse decine di miliardi di euro l'anno. E allora si capisce, e qui arrivo al secondo punto che volevo toccare, perché in molti casi la realizzazione di grandi opere, così come viene affrontata, gestita e poi portata avanti, realizzata in Italia, sia per sua natura criminogena. Chi studia la corruzione ha individuato una sorta di formula della corruzione, cioè i fattori che favoriscono lo sviluppo appunto di fenomeni di corruzione all'interno di un certo processo decisionale che investe la sfera pubblica. L'hanno chiamata la formula di Klitgaard, l'ha utilizzata dal nome dello studioso economista che l'ha in qualche modo delineata per primo, è stata utilizzata dalla Banca Mondiale per in qualche modo promuovere nei paesi dove finanzia grandi progetti, quello più grandi progetti infrastrutturali, diciamo una serie di accorgimenti che dovrebbero ridurre il rischio di corruzione che in quei paesi è rampante. Ora, per inciso, l'Italia presenta livelli di corruzione superiori a molti di quei paesi, che sono i cosiddetti paesi in via di sviluppo. Abbiamo un livello di corruzione superiore a quello del Botswana, Ghana, Ruanda, Giordania, per fare degli esempi. Non ho capito, ma magari... Non hanno ancora imparato. Devono ancora imparare, insomma, forse a gestire meglio questi processi. Comunque, questa formula ci dice sostanzialmente che la probabilità, il rischio corruzione è più alto quando ricorrono alcune condizioni, una sorta di formula chimica della corruzione. Queste condizioni sono l'ammontare delle, diciamo, delle rendite che vengono assegnate attraverso l'intervento pubblico, quanto lo Stato spende sostanzialmente. È chiaro che più lo Stato spende, più è possibile ritagliare dei margini di profitto illecito all'interno di questa spesa pubblica, e quanto lo Stato spende anche e soprattutto in grandi opere infrastrutturali. La discrezionalità con cui queste risorse vengono spese, quindi il potere, in alcuni casi addirittura l'arbitro con il quale il decisore pubblico decide se quelle risorse vengono assegnate all'imprenditore A piuttosto che all'imprenditore B, nel caso degli appalti, se l'appalto va all'imprenditore A piuttosto che all'imprenditore B, e naturalmente il rischio, cioè il costo atteso, lui la chiama la contabilità, cioè la responsabilizzazione, il rischio che i soggetti corrono di venire in qualche modo incriminati o di andare incontro ad altri tipi di sanzioni, che sono anche le sanzioni politiche, le sanzioni in termini di stigma sociale, condanna sociale, quindi tutta la dimensione di costo. È una formula incompleta. Nei lavori che ho fatto con Donatella, soprattutto con Donatella Della Porta, abbiamo integrato questa formula con altre variabili che a nostro giudizio sono altrettanto rilevanti. Ad esempio, la corruzione anche diventa più probabile quanto più aumenta l'opacità del processo decisionale. In molti casi quella che viene venduta non è una decisione, non è un atto d'ufficio come viene chiamato con la formula del codice penale, quella che viene venduta è un'informazione riservata, un'informazione in qualche modo che dovrebbe confidenziare, che se
come dire, trasmessa selettivamente a un soggetto privato, gli permette, con modalità formalmente ineccepibili, quindi senza avere alcuna, senza che ci sia rilevabile alcun abuso, di avere un vantaggio rispetto ai propri concorrenti nell'aggiudicazione della gara. Ad esempio, gli si comunica in anticipo quelle che saranno le condizioni generali del capitolato del bando, di modo che lui calibra la sua offerta esattamente su quella, poi si prevede un tempo ristretto per la formulazione delle gare in modo da impedire agli altri soggetti di formularla, con, diciamo, con uguale livello qualitativo, per quali fini quell'imprenditore sarà matematicamente certo di aggiudicarsi la gara senza che vi sia alcuna violazione formale, semplicemente perché ha avuto in anticipo qualcuno che gli sussurrava all'orecchio quelle che sarebbero le condizioni finali della gara, l'informazione, informazione nascosta. Altre variabili, ma come dire, naturalmente tutto quello che abbiamo considerato finora va a guardare a quella che è la dimensione della convenienza, della, chiamiamola, della razionalità della corruzione. La corruzione non è un reato di impeto, è un reato di calcolo, per cui chi decide di proporre o di accettare una tangente ha calibrato bene quello che ne può rischiare e quello che ne può guadagnare. Però, nonostante molti indicatori ci dicano che in Italia la scelta della corruzione è la scelta sicuramente più conveniente, redditizia, perché si rischia pochissimo, quasi nulla, la corruzione negli ultimi anni è stata di fatto depenalizzata. Abbiamo un rischio penale per i soggetti che vi sono coinvolti, che tra prescrizioni, misure alternative, scarsa capacità poi di arrivare a incriminare appunto per questo tipo di reati, è praticamente nulla. In Italia su sono più di 50.000 detenuti, ci sono 11 detenuti che scontano una pena definitiva per reati di corruzione. E il 2,5% soltanto dei neanche 200 condannati in via definitiva rischiano appunto di fare un giorno di carcere, una depenalizzazione di fatto. Quindi si rischia molto poco e si può guadagnare moltissimo. Le rendite della corruzione sono inimmaginabili in qualsiasi campo di attività privata. Io mi sono letto tutti gli atti dell'ordinanza di custodia cautelare per la vicenda del Mose, e a un certo punto ci sono queste intercettazioni che come dire, sono quasi comiche se non fossero drammatiche quando uno pensa alle implicazioni, in cui un imprenditore al telefono intercettato dice: ma scusate, mi avete dato questo appalto per più di 2 milioni di euro, ma a me questi lavori costano a dir tanto 300.000 euro, ma che senso ha? Perché me li avete segnati con questa cifra? E l'interlocutore, che è quello del consorzio che poi segna i lavori, dice: ma tu non preoccuparti, la metà ce li devi retrocedere in nero, lo sai, questa è la regola inesorabile del consorzio Venezia Nuova, la metà del valore di tutti i lavori che vengono assegnati vengono retrocessi come fondo nero che va a alimentare un fondo comune che è quello con cui si pagano le tangenti a tutti gli interlocutori politici e tutti i soggetti che sarebbero chiamati a esercitare una funzione di controllo, sono tutti senza eccezione al libro paio. C'è una governance multilivello della corruzione che va dal livello comunale al livello del Consiglio dei Ministri, passando naturalmente per il livello regionale. Tutti sono coinvolti e naturalmente con armonia e concordia bipartisan, quindi indipendentemente dal colore politico. E naturalmente anche la parte amministrativa, che dovrebbe esercitare una funzione tecnica di controllo sulle attività del consorzio, anche quelli sono tutti a libro paga con stipendio, chiamiamolo annuale, in nero, che ogni anno ammonta un po' più di 1 milione di euro. Quindi questo è il fondo nero che deve essere alimentato. Per cui sostanzialmente si dice: non ti preoccupare se prendi lavori che ti costano 300.000 euro, che quindi ti potremmo assegnare 300.000 euro, ma te paghiamo 2.100.000 perché, di euro, perché metà torna a noi per pagare le tangenti e l'altra metà te la tieni, il resto mancia, come si dice. Quindi dove si possono concepire profitti simili per un imprenditore operando, diciamo, in un contesto aperto, concorrenziale? Sono inconcepibili, inimmaginabili. Quindi le rendite ci sono, i profitti ci sono. C'è, come dire, e qui la formula chimica della corruzione ci fa capire perché tra come dire, grandi opere e come dire, rischio corruzione ci sia anche qui un legame, proprio una vera e propria simbiosi, un'attrazione fatale, per così dire. C'è anche la discrezionalità nella realizzazione delle grandi opere, che viene ottenuta attraverso tutta una serie di accorgimenti che in qualche caso passano attraverso l'utilizzo di formule che sono, mi dispiace che non ci sia Ivan Cicconi che queste cose le approfondite, il project financing, il general contractor fatti alla matriciana, cioè all'italiana, perché in altri paesi li fanno e veramente il soggetto privato che subentra rischia in proprio. Per come l'abbiamo concepito in Italia, di fatto è una
privatizzazione, cioè una delega a soggetti privati di responsabilità pubbliche a costo e rischio zero, perché qualunque tipo di rischio finanziario viene in pratica coperto dallo Stato. Per cui gli si delega ogni potere, massima discrezionalità, quelli del Consorzio Venezia Nuova del Mose se ne vantano addirittura sul sito ufficiale, dice grazie alla nostra struttura, sono un consorzio privato concessionario unico dall'84. Una formula che è stata definita, c'è anche il libro in vendita, da un mio collega, corruzione a norma di legge. Quindi, previsto proprio per legge che un soggetto privato esercita con la massima discrezionalità il potere di assegnare lavori utilizzando risorse pubbliche, naturalmente. Naturalmente poi, una volta che si fa la corruzione a norma di legge, quindi teoricamente non ci sarebbe bisogno di pagare tangenti, poi si scatenano appetiti che poi portano anche a praticare la corruzione in violazione della legge, perché gli appetiti che si scatenano e le dinamiche, come dire, alimentate da queste reti di corruzione poi portano in qualche caso anche a quella sensazione di impunità è tale che poi alla fine si pongono in essere anche condotte che sono rilevabili come condotte penalmente sanzionabili. Quindi la discrezionalità c'è, naturalmente è una discrezionalità che cresce e viene alimentata quanto più la grande opera in qualche modo chiama in causa dei parametri di giudizio che non presentano, non permettono di avere termini di riferimento. Il rischio corruzione nella grande opera è, come dire, stato analizzato nella letteratura internazionale che studia la corruzione. Le grandi, grandissime opere, grandi, grandissimi progetti da realizzare vengono chiamati nella letteratura internazionale i White Elephant Project, il progetto elefante bianco. C'è una storia, il sultano del Siam o di qualche paese di quell'area, quando prendeva in antipatia uno di questi nobili che bazzicavano la sua corte, gli regalava un elefante bianco. Il regalo di un elefante bianco da parte del sultano era un grandissimo onore, però l'elefante bianco era costosissimo da mantenere. Quindi il nobile a cui veniva di corte, cui veniva regalato l'elefante bianco, finiva inevitabilmente in rovina, in bancarotta. Quindi, progetto elefante bianco perché? Perché è un progetto costosissimo, che in qualche modo permette a chi lo, diciamo, organizza, chi lo appronta, di realizzare i propri scopi, ma che porta appunto al disastro i destinatari finali. Questa è la logica del progetto elefante bianco. E quanto più il progetto elefante bianco, come viene chiamato, è sovradimensionato, privo di, in qualche modo, di confronti, privo di possibili elementi di comparazione rispetto a opere analoghe. Il Mose è un'opera unica, realizzato con una tecnologia vecchia, tra l'altro, pensato negli anni Ottanta, che è stato venduto perché poi c'è una sorta di santificazione della grande opera, orgoglio dell'ingegneria italiana, c'è sempre una veste, come dire, di legittimazione che ammanta e crea quasi, cerca di creare consenso, come dire, proiettando l'orgoglio italiano della grande realizzazione. Bene, quest'opera che doveva essere un modello internazionale, nessuno si sogna di imitarla come modello, perché è un modello sbagliato sotto il profilo proprio epistemologico, cioè affrontare un problema complesso come quello della salvaguardia della laguna veneziana, vincolandola a un'unica grande opera costosissima, che peraltro produce conseguenze che non possiamo neanche prevedere, perché gettare milioni di tonnellate di cemento sul fondo della laguna, un ecosistema delicatissimo, molto fragile, non sappiamo che conseguenze produrrà, quando erano possibili soluzioni alternative, che poi sono le stesse che la sapienza, come dire, dei popoli ha distillato nel corso dei secoli. Il problema della laguna veneziana non è un problema che ci poniamo oggi, che c'è sempre stato, e che era stato gestito con soluzioni, micro soluzioni non invasive e poco costose. Il loro difetto era precisamente quello, erano poco costose, perché lì bisogna massimizzare la rendita. Il progetto Mose aveva precisamente questa valenza, massimizzare la rendita. Ora scopriamo che tipo di rendita, la rendita della corruzione. Perché hanno già quantificato, quelle le hanno proprio contate, 25 milioni di euro di tangenti pagate, ma quello che emerge dalle cronache è che la metà esatta di tutti i lavori che venivano assegnati era retrocessa in nero per poi alimentare quest'unico grande fondo su cui si pagavano le tangenti. E il costo iniziale del Mose previsto era 1 miliardo e 200 milioni di euro, siamo già intorno ai 6 miliardi di euro. Quindi costo e rendita della corruzione che è nell'ordine di qualche miliardo di euro.
Questa era la rendita che si voleva creare, questa era la finalità ultima della grande opera, temo. La storia della corruzione, che è l'ultima variabile che spiega, diciamo, il legame fatale, e mi avvio alle conclusioni perché sto già parlando da circa mezz'ora, che era più o meno il tempo che ci eravamo dati. La storia della corruzione. Bene, in tutte le vicende che hanno visto in Italia la realizzazione di grandi opere sono emerse, soprattutto in passato, ma di recente, diciamo, su alcune realizzazioni le inchieste sono partite ma si sono arenate presto. Comunque, in tutte le vicende legate alla realizzazione di grandi opere in Italia sono emerse inchieste giudiziarie che in qualche caso, giunte persino al terzo grado di giudizio, hanno comprovato il fatto che si era creato attorno a queste realizzazioni appunto un tessuto di corruzione sistemica. In alcuni casi più recenti si sono avviate inchieste, ma in qualche modo queste si sono arenate perché, temo, le considerazioni fatte dal giudice Piercamillo Davigo quando vuole descrivere la differenza tra la vecchia e la nuova corruzione in questo caso trovano una precisa applicazione. Qual è la differenza fra la nuova e la vecchia corruzione? La corruzione di Mani Pulite e quella che emerse negli anni più recenti. Dice Piercamillo Davigo sostanzialmente che c'è stato un processo di selezione darwiniana per cui abbiamo selezionato i ceppi di corrotti e corruttori resistenti agli antibiotici. Gli antibiotici sarebbero i magistrati. Abbiamo, come dire, la specie si è affinata attraverso un processo di selezione dei più capaci, dei più adatti a resistere in quell'ambiente, che non a caso poi ritornano a distanza di 20 anni e sono sempre gli stessi. A distanza di 20 anni ritornano. Io sarei anche più pessimista del giudice Davigo, perché non c'è stata soltanto la selezione darwiniana, eliminiamo i meno capaci a resistere, a proliferare in questo ecosistema inquinato di attività amministrativa, di attività politica, e rimangono i più capaci. Secondo me c'è stato anche un processo di apprendimento, per cui tutto sommato le tecniche più efficaci appunto di dissimulazione sono state imparate e applicate con sempre maggiore abilità. Ora, quando c'è questa storia, questa eredità passata di corruzione, che cosa accade? Che i protagonisti che entrano in gioco o hanno un know-how che deriva dalle loro esperienze passate o vengono socializzati a questo universo, a queste regole della corruzione. C'è qualcuno che glieli insegna, che insegna loro i meccanismi. Nella vicenda Mose emerge con chiarezza quando la regola della retrocessione in nero della metà dei fondi che vengono destinati per la realizzazione del Mose, come dire, si fa sistematica, cioè si applica a tutti gli imprenditori, questi si informano fra di loro, imparano le tecniche migliori, ci sono degli imprenditori che hanno imparato meglio come fabbricare questi fondi neri e utilizzano quelle tecniche, imparano. Le tangenti pulite e fatturate passano attraverso tutta una serie di canali che non erano utilizzati dagli sprovveduti di Mani Pulite, ma che sono utilizzati in misura crescente e con sempre maggiore abilità e competenza dai corrotti, diciamo, di questa corruzione, chiamiamola 2.0, quella più evoluta che emerge nelle vicende più recenti. E allora voi rimettete tutte insieme queste componenti, come una reazione chimica, no? Formula chimica della corruzione, le mettete tutte insieme, i reagenti, le sostanze diciamo che compongono questa formula della corruzione, avete le rendite ingenti, inimmaginabili, la grande opera per definizione sfugge dal controllo, non ci sono termini di paragone, ci sono grandi opere che sono costate centinaia di milioni di euro prima ancora di riuscire a porre un solo mattone e di riuscire a vedere un progetto esecutivo e che si teme costeranno altri centinaia di milioni di euro per pagare penali per riuscire a non realizzarle. Quindi queste rendite incredibili che vengono costruite, la discrezionalità che inevitabilmente emerge e drammaticamente proprio nel caso appunto per cui siamo qua oggi, della TAV Torino-Lione, rischia di essere accresciuta proprio dalla militarizzazione di fatto dei lavori, perché la militarizzazione di fatto produce tutta una serie di elementi di opacità nei processi decisionali che rischiano di indebolire i meccanismi di controllo pubblico, di trasparenza riguardo alle procedure e ai meccanismi di assegnazione. C'è un rischio, c'è un problema di ordine pubblico che va precisamente nella direzione dell'accrescimento della discrezionalità e dell'opacità, altri ingredienti della formula chimica della corruzione. Ci mettiamo la storia passata della corruzione che in qualche modo permette ai protagonisti di avere precisi termini di riferimento, sanno a chi rivolgersi, sanno quanto devono pagare, se non lo sanno si rivolgono ai professionisti faccendieri che li indirizzano e vedrete che il rischio corruzione per questo tipo di realizzazione non è un rischio, io temo che sia una certezza. Quello che cambia è la modalità con cui viene realizzata.
può essere una corruzione a norma di legge, per cui non si configurerà attraverso la come dire, transazione occulta che vede tangenti andare ai decisori pubblici in cambio di atti d'ufficio, missione da qui d'ufficio, atti contrari ai doveri d'ufficio, cioè le fattispecie del codice penale, oppure potrà essere, temo, una corruzione a norma di legge in cui invece questa realtà corruttiva non permette ai magistrati di incidere, incidervi in chiave repressiva, neanche per via eventuale. È molto difficile che i magistrati trovino evidenza. Quando viene fatta bene, realizzata bene, la corruzione diventa pressoché impossibile. Chiudo. Ho già leggermente sforato e me ne scuso. Che cos'è in sostanza la corruzione? La corruzione si traduce nell'utilizzo, come se fosse un bene privato, quindi nella privatizzazione di fatto del bene comune, di risorse collettive, ad opera di soggetti in cui è stato delegato un potere pubblico attraverso un mandato fiduciario dei cittadini e che tradiscono questo mandato fiduciario, quindi questa fiducia, ponendosi in vendita nei confronti di soggetti privati corruttori, che quindi traducono il loro potere d'acquisto, il loro potere di mercato, in capacità di condizionamento delle scelte pubbliche. Quindi c'è questa duplice dimensione, no? Privatizzazione del bene collettivo, che viene privatizzato a vantaggio di soggetti che hanno capacità d'acquisto, potere d'acquisto, disponibilità a pagare, con tutte le conseguenze che fanno sì che all'interno di quelle che sono state chiamate queste le cricche, i comitati d'affari, queste reti di corruzione sistemica, queste risorse pubbliche, questo bene comune venga ripartito attraverso quelle regole che descrivevo prima. Norberto Bobbio ha descritto la corruzione come una forma di esercizio di un potere invisibile. Un potere invisibile che necessariamente, visto che queste attività sono in alcuni casi illegali, a volte anche quando non sono illegali in qualche modo devono essere tenute nascoste, è bene che i cittadini non sappiano quanto costano veramente, quale scempio producono queste grandi realizzazioni, è bene che non lo sappiano, quindi comunque c'è una cortina di opacità che deve avvolgere, perché altrimenti si rischierebbe una sanzione politica, quindi di suscitare qualche reazione, qualche risposta come quella che grazie al cielo è emersa per la realizzazione della TAV Torino-Lione. Questo potere invisibile è un potere irresponsabile, è un potere che si sottrae a ogni forma di controllo democratico. Quella dei corrotti è sostanzialmente una dittatura che viene esercitata perché in qualche modo si traduce nell'esercizio di un potere occulto, invisibile e irresponsabile, che si sottrae al controllo democratico. E allora io credo che la strategia contro la corruzione nelle grandi opere, che come vi ho cercato di mostrare, scusate, in modo un po' frammentario, ne sono veramente uno dei luoghi privilegiati, per tutte le ragioni che descrivevo prima, la lotta contro la corruzione non può aspettare risposte dall'alto, che non arrivano, o quando dovrebbero arrivare, o ci vendono come risposte dall'alto, la legge Severino, rischiano di introdurre degli elementi patogeni, cioè peggiorano la situazione esistente. La legge Severino, sotto tanti profili, è una legge che rende le aspettative di impunità dei protagonisti della corruzione ancora più alte rispetto a prima. Su alcuni profili specifici è paradossalmente una legge pro-corruzione, anche se ce l'hanno venduta come se fosse la prima risposta a 20 anni da mani pulite. Ecco, aspettare risposte dall'alto rischia di essere una strategia perdente. E allora è proprio la mobilitazione dal basso: se la corruzione è una dittatura invisibile, occorre resistere contro questa dittatura. E ci sono degli strumenti, ci sono degli strumenti. Andando a scavare nel dettaglio e nel, come dire, negli elementi che in qualche modo fanno sì che questa rete di corruzione si sviluppi attraverso i processi decisionali legati ad esempio alla realizzazione delle grandi opere, si individuano tutta una serie di anomalie che possono essere segnalate. C'è una ricerca europea che mostra come il rischio corruzione, pubblicata recentemente, come il rischio corruzione si associa a tutta una serie di indicatori di rischio legati alle procedure di appalto. Questi elementi di rischio si possono rilevare e si possono denunciare. Esiste oggi una ancora grace, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che raccoglie precisamente questo tipo di segnalazioni. E allora, se c'è questo legame simbiotico tra grandi opere e rischio corruzione, uno dei meccanismi per tentare di scioglierlo è precisamente quello di denunciare questo tipo di rischio. E ripeto, la partecipazione dal basso, il coinvolgimento, l'attenzione
e l'impegno dei cittadini, dal mio punto di vista, sono la strategia, l'unica strategia che ha qualche possibilità di successo. Mi fermo qua, grazie. L'intervento di Vannucci oggi, che adesso che ha approfondito il tema della corruzione, in qualche modo richiama alcuni concetti che sono già venuti fuori ieri, ad esempio una connessione con un aspetto che Tiziano Cardosi ieri aveva enunciato, legato Tiziano Cardosi del comitato al tunnel sotto attraversamento di Firenze, aveva in qualche modo denunciato il fatto che le grandi opere sono la natura, ha detto, lo specchio della natura della crisi politica e economica dei nostri tempi, e credo che declinando sulla corruzione ne è un aspetto evidente. Mi viene in mente un'altra cosa che è stata detta ieri rispetto alla soglia, ad esempio, della corruzione, no? Nanni Saglio ieri, in alternativa alle grandi opere che hanno tutti gli aspetti di negatività che sappiamo, compresa la corruzione, proponeva in alternativa tante piccole opere, anche per il fatto che questi consentono una reversibilità legata al fatto che si può imparare degli errori per correggere. Credo se questo aspetto, anche le piccole opere, forse potrebbero abbassare questa soglia, potrebbe essere. Credo che l'altra questione sia che in qualche modo se la corruzione rappresenta una evoluzione darwiniana, noi continuiamo, come opponendoci a quest'opera, a cercare di essere gli anticorpi e rendere più forte il sistema immunitario. Credo che questa sia la nostra speranza. E la parola adesso lo diamo a Paolo Maddalena, che è magistrato, è stato presidente di sezione della Corte dei Conti ed è stato giudice della Corte Costituzionale fino al 2011, di cui ne è stato anche vicepresidente. In questi anni, in particolare in questi anni, credo da sempre, in prima fila nelle attività culturali in difesa dei beni comuni, dell'ambiente e del territorio. Ricordo un suo ultimo libro, in cui forse ci sono delle copie qui, Il territorio bene comune degli italiani, proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico. Il libro che è stato scritto appunto da Paolo Maddalena, l'introduzione è di Salvatore Settis, che su questo tema è venuto anche in Val di Susa un paio d'anni fa a parlarci. Paolo Maddalena. Grazie.